Senza allenatore? Senza. Perché senza? In panchina ci vado io, sono il delegato. Che è che fai qua la faccia? Secondo te sarei in grado di stare in panchina al posto tuo? No, per carità, io non è che non mi fido, non è... Però giusto due domandine così, per esempio, no? Come giocava la Roma di Lidl? Bene. Dico, ma come schieramento, come tattica? Come tattica... Era la zona. Zona con possesso palla e fuori gioco alto. E la novità tattica degli ultimi 5 anni? La novità tattica degli ultimi 5 anni? 4-2-3-1. Due centrocampisti di contenimento, 3 mezze punte e un centravanti alto e massiccio. Questa la sapevo pure io. Ezio, così, non è che a te t'andrebbe per caso di... No. E poi io non so se sono all'altezza. Non c'è problema, ci sono. Accetto. Io. Oh, guarda che sono due partite fondamentali, una responsabilità, e ci abbiamo in sequenza Real Magliana e Pignedina. Sta tranquillo, io mi metto in panchina, accendo il cellulare e aspetto ordini. Era quello che volevo sentirti dire. Tranquillo. Perché un allenatore esterno. Cesare. Esterno, Giulio, dai. Perché tu resti esterno. Esterno. E te che ci stai a fa qua? Per le prossime 2 partite sarò io il vostro allenatore, perché come sapete mister Cesaroni si è fatto squalificare, quindi... Sapete chi è questo? Lo so, magari se si vedesse la copertina. Questo è Johan Cruyff. Questo signore è stato l'inventore del calcio moderno, eh? Ma che stai a fare? Disegno a mano libera. Qualcuno di voi ha mai sentito parlare del calcio totale? Ma che ci sta il compito di trigonometria? Non ci hanno avvertito! La spiegazione dello schema è molto semplice. Il calcio totale è dove tutti attaccano e tutti difendono. Ma quale totale è totale? Andate in campo e giocate come sempre, capito? Cesare! 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 E giocate come sempre, ma non vi dimenticate che si gioca anche con la testa, non solo con le gambe. Oh, se il risultato non si sblocca, come deve diventare la loro area di rigore? Avvicina il pio! Così mi voglio, Maori! Forza! Di caso. Ma che è sta piscina di piove? È la tattica Cesaroni, è un tuffo particolare. Buono. Sta facendo un pallone! No! Chiudi lì! Ma che fate? Vi ho detto di seguire l'attaccante! Pare che ci avete paura! Sveglia, ma non è così che li dia motivi, no? Troppo poco? Dai, è fiducia! Troppo poco! Fate schifo! Vergogna! Su, 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 ricominciamo bene, eh! Lancia Marco! C'è Marco di là! A che lanci? Passa la sinistra che è libero, no? Che lanci? Non c'è nessuno di là! Lancia Marco! A sinistra che è libero, forza! Ma che aspetti? Ma che palla al vento? No, no! Dennis, devi dare retta a me! Ma mi vuoi ascoltare, porca miseria? Ma lascio lo stato pennellone che non ci capisce niente! Ma mi volete sta zitti! Io vorrei sapere come si fa a giocare così male! Bisogna proprio impegnarci, sì! Vabbè, abbiamo avuto pure sfiga. Ma però, quale sfiga? Quale sfiga? La sfiga non esiste. Quindi che è contemplata la sfiga. Poi mi fa specie che proprio te parli di sfiga, che non sei stato capace di stoppare una palla. Una! È arrivato il calcio totale, totale. Che ma che vuoi? 4-0 6 0, ti cambia qualche cosa a te? Si passa il calcio totale, eh? Gli attaccanti difendono e i difensori attaccano. Vabbè, meno male, va. Meno famo male. I disegnini. Mi fa specie che ti chiami Cesare, grande condottiero, guarda là, va. Non sarebbe capace di guidare manco una rivolta contro un amministratore di condominio. E il calcio ci vuole coraggio! Io voglio che entriate lì dentro come 11 leoni affamati che non mangiano da una settimana. Lì fuori non ci sono avversari, ci sono prede. Io voglio che quando ognuno di loro per sbaglio è in possesso della palla deve pensare che la cosa migliore è restituirla ad ognuno di voi. Io voglio vedere 11 leoni contro 11 conigli spaventati, gli occhi della tigre.
e al mio cenno scatenate l'inferno! Sì! Buono, 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 dove vai? Walter, tu entri al posto di Marco. Guarda che papà, io sto a punizione. Non ti preoccupa, io sono l'allenatore, decido io. Dai, forza, e voglio vedere. Non lo vedo, dov'è? Non sa che l'ha fatto uscire. Ah, beh. Accendi il telefonino, capito? Bello, accendilo. Oh, e con ste mani. Ora sti baci, non è che io. Sì, sì, dai, forza, ci segreti. Di modo a riaprire. Ma che sta a fare? Calma! Da 50 anni, guarda. Siamo più forti del mondo, siamo. Che qua? Ah, bella di mamma. Sei il meglio di tutti, sei. Meglio di Maradona. Dai, pure uno. È bastato dare alla squadra la giusta motivazione, una nuova impostazione tattica, perché, vedete, nel mondo del calcio è il nuovo che spaventa, si tende a rimanere sempre chiusi nei soliti schemini, capito? Palla lunga e via pedalare, io invece no! Io sono convinto che il calcio è un movimento, sfruttare gli spazi, spingersi sulle fasce, capito? Ma te spingo io sulla fascia, ma falla finita! Naturalmente ci sono le vecchie generazioni che non capiscono, ma che vogliamo fare? Sì, pronto? Sì, sono io. Ah, salve. Il ragazzo? Walter Masetti. E come no, certo lo conosco, lo alleno. Con molto piacere. Va bene, allora stasera, arrivederci. Chi è? No, niente. E dai, chi era? Paolo Giammona. E chi è? Come chi è? Paolo Giammone, oh, quello della trasmissione alla radio, tutto il calcio, anche il più un minuto. Dice che Walter ha battuto tutti i record di marcature dei campionati italiani, 8 gol in una partita. Lo vogliono in trasmissione. Bisogna che mi vada a comprare un vestito nuovo. Ma la radio, la radio si sente, sì. È la televisione che si vede. Il frigo è quello che c'ha la luce, però non è da confondere con la baciuta. Capito, dire che l'accompagno io, va bene. Che va bene, oh. Questa chiamata a me sono io, l'allenatore da Romulana, fino a prova contraria. Ah sì? E da chi dipende la grande vittoria? Sara Pette e Walter, manco giocava. Mettiamo in chiaro un paio di punti, Primo, è stata una botta di culo. Secondo, hai fatto giocare tuo figlio quando stava in punizione dando un pessimo esempio agli altri ragazzi. E terzo, hai messo Marco in panchina che... Ah, perché tu 8 gol mi chiami una botta di culo? O sai che ti dico? Che secondo me l'invidia ha bloccato il flusso di sangue al cervello. Ezio, State calmi. Vorrei dire che siccome il delegato della squadra sono io, alla radio ci vado da solo e basta! Mettiamo in chiaro un po' di punti. Leva quel dito. Primo, io adesso mi vado a comprare un vestito nuovo, radio o televisione che sia, non me ne frega niente. Secondo, accompagno mio figlio alla radio, altrimenti Walter non esce di casa, chiaro? Ecco. Come quando eri ragazzino, uguale, il pallone è il mio e gioca chi mi pare a me, uguale, sei sempre il solito stronzo, anzi, lo stronzone sei. E anche se fosse? Anche se fosse, chi se ne frega della radio, andateci voi due, va bene? Io me ne sto a casa mia con la mia meravigliosa famiglia, oh! Bravo, bravo. Aspetta un attimo, la parannazza. Ti dispiace, grazie.
Amici ascoltatori, eccoci a un'altra puntata di Tutto il Calcio, anche il più minuto. Questa sera parliamo di calcio giovanile con alcuni ospiti. Gilberto Bottini, braccio destro di Bruno Conti, tornato responsabile del settore giovanile della Roma. Buonasera a tutti. Buonasera a lei. È un giovane talento del calcio dilettantistico, Walter Masetti, un nome che non dirà molto ai più, ma pensate, questo ragazzo che gioca nella Romulana, una squadra di seconda categoria, ha eguagliato un record segnando ben 8 gol in una sola partita. Ha giocato solo il secondo tempo. No, perché sennò ne avrei fatti altri, ecco. Fa parlare papà. Ma che è? Quello che avete appena sentito è suo padre, l'allenatore della Romulana, Ezio Masetti. Mi diceva poco fa che è riuscito ad applicare i famosi schemi dell'Olanda di Johan Cruyff a una squadretta senza pretese, è vero? Ma che gli hai detto? Quale squadretta senza pretese? Io. Che è l'Olanda de Cruyff? Non ha capito. La voce no, io non capisco mai questo piccolo siparietto è quella dell'accompagnatore ufficiale. Cesare Cesaroni, veracità la Carletto Mazzone per intenderci. Ma gara. I nostri ospiti, che chiaramente militano nella Lega Dilettanti, vivono il calcio solo come passione, perciò fuori dai campi si occupano di altre attività, non è vero? Certo, io mi occupo del settore automobilistico. Io invece sono molto attivo nella ristorazione. Io invece volevo dedicare questi gol alla mia ragazza, che si chiama Eva. Ecco. Una birretta per l'unico vero erede di John Cruyff. Ah, per carità, oggi c'è la partita. Un allenatore deve essere più ligio dei giocatori. Marco lo fai giocare, sì? Marco è un elemento molto importante nella rosa della Romulana, però al momento non è al massimo della forma. Spero di poterlo recuperare al più presto, che te devo dire? Ma che stai a fare? Ma che mi hai preso per Variale? Guarda che io sono Spalletti e tu sei Variale all'inizio. Ah, Giulio, capito? Giulio. Marco non tocca una palla, passa tutta la partita a parlare con la bandierina del corner. Senti, Marco è in un momento difficile, ha bisogno di giocare. Fammelo come piacere personale. Ma che piacere personale? Io non posso fare favoritismi, io devo agire nell'interesse della squadra. Non fai favoritismi, però fai giocare qua la pippa di tuo figlio. Walter in questo momento è l'elemento più in forma della squadra. E te l'hai messo pure in panchina per una sciocchezza. Una sciocchezza? Aspetta che ci torno io in panchina, gliene faccio fare talmente tanta, gliene faccio bollire le chiappe. Ma lo volete far finita? Chi gioca, gioca, basta che si vince. Con ogni mezzo, illecito o illecito! Ma che ha detto? Ma che ne so? Tu stai zitto che t'ha portato un dito e ti sei preso tutto il braccio! Traditore! Tutto! Ce stai a mangiare! È impazzito! Ma sarà vero, Bottini? Ma io no, quello è da Roma, a me si mi chiama manco sì, dai, dai ragazzi, seduti, forza, dai, forza! Vedo che già lo sapete, c'è Bottini sugli spalti, eh? Insieme a un altissimo dirigente che neanche vesto a dire. Il che significa che dobbiamo fare una bellissima figura e non lasciare niente al caso. Ecco. Ma che è qua, attrezza? Questo è lo schema che ci farà vincere il pallone d'oro. Lo schema Masetti. Portiere in porta. Ecco, questa è già una cosa. Quattro difensori e Walter davanti, unica punta. Ma la vera rivoluzione è al centrocampo, perché noi adotteremo uno schema che cambierà la storia del calcio. No, se non visto schema. Ma che è? Il triangolo. Ancelotti, fai rombo, noi famo il triangolo. Allora, il vertice mi fa da filtro con la difesa. I due centrocampisti li buttiamo in attacco in modo che togliamo ogni punto di riferimento all'avversario e lo mandiamo in confusione. Capito? Sei sicuro che ci vanno questi in confusione? Guarda che facce. Ragazzi, io lo capisco che all'inizio può sembrare spiazzante, ma voi vi dovete fidare, perché il triangolo è la vera rivoluzione del calcio. Ecco. Una bella rivoluzione. Giochiamo con due di meno. Ecco, bravo. Giochiamo come tu giochiamo? Siamo nove. Mi sono scordato i stantuffi laterali sulle facce. E che io li do per scontati, capito? E uno e due. Andiamo, andiamo, forza, su. Senti, le fregnacce non sentite tante. Poi me l'immaginavo dopo la prima vittoria. Ma il triangolo no. Non l'avevi considerato, eh? Vedo che le chiacchiere stanno a zero. Andiamo ragazzi, forza. Mister, senti, oggi provi se sono tuffi. Oggi non so come sono messo. Perché vado a fare la peperonata? Pensate peperonata. Andiamo, dai, forza, scaldarsi. La peperonata. Dai, 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 forza, dai. La peperonata, che ci vola. Dai, dai. Sei talmente ingrognito che quasi quasi la ridò sta maglietta. Ma che stai scherzando? Cioè, è venuto Bottini sui spalti, è la tua grande occasione. E se faccio una figura di merda, Marco? E se invece fai un gran gol e te prendono, eh? Triangolo, fate il triangolo, Lucio sull'ipotesi, Valerio, Guido sui cateteri. Ma che dice? Ezio, ipotenusa e cateti. Bravo, ha fatto la lezione, pensa a ripassare lo schema te piuttosto, quanto manca alla fine?
quarto d'ora più recupero. Okay. Andiamo. Dai. Ma porca caccia! Si è messa a fare la saracinesca questa! Non hai mai parlato niente in vita tua! Roba da matti, che ha fatto questo? Che te tieni? Che te tocchi? Che te tieni? Ma messo, mi sa che oggi ho sto tuffo, sei ingrippato a me. Aspetta, lasciami sta. Sta vomitando. Pure il campo mi ha rovinato oltre che la partita. Cambio, dai. Fentare Marco! Arbitro! Vieni qua! Via da zio! Lascia stare i triangoli quadrati! Eh? Tu ricordati che l'area di rigore è un mare, buttati! Tattica Cesaroni! Simulare per credere! Triangolo! Oddio Marco, si è fatto male. Oh, mi sei fatto male. Ha fischiato? Sì, ho fischiato. Allora sto bene. Sto paraculo. Walter. Oggi rigorista sei te. Sotto il set. Dai. E vai. Ma che lo fanno? Batte a tuo figlio. Lo batte avanti. Adesso gli faccio il cucchiaio. No, troppo rischioso. Gli sparo una sassata sotto al set e tanti saluti. Potenza e precisione come i grandi cannonieri. Sul suo taccuino l'osservatore scriverà potenza e precisione. Ce pensa. Mi chiama la primavera, l'anno prossimo sto già a Trigoria, una tripletta in Coppa UEFA e sto nel giro della nazionale. A quel punto posso chiedere a Totti se Ilari c'è una sorella. Anche due. Due modelle gemelle pure sei mesi, purché siano attaccate sopra. Allora, lo vogliamo tirare questo rigore o aspettiamo la cometa di Natale? No, sì, scusi. Prego. Prego, seguitemi, qua? Da questa parte. Tu sta tranquillo e lascia parlare me, eh? Ricordati che la metà del successo di un calciatore dipende dal procuratore di calcio, non te mangia le unghie. Loro ci faranno un'offerta al minimo sindacale, lì scatta la psicologia. Dobbiamo far vedere che noi abbiamo altre offerte, che insomma non ci comprano con piatto delle lenticchie, capito? Da retta a papà, fa parlare papà. Prego, qua? Si accomodi. Buongiorno. Buongiorno, signor Masetti. Ciao. Prego. Dai. Eccoci qua. Dunque, se siete qui, è evidente che le doti del ragazzo ci hanno colpito. Ho fatto preparare un contratto, quello base che proponiamo a tutti primavera. Le suggerirei di accettarlo e considerarlo un buon inizio, perché dopo... Sa cosa c'è dopo la primavera, vero? Che c'è dopo la primavera? L'inverno? L'autunno? No, senti dai papà che va bene. Buono, fa una fa. Eccolo qua. Ciao Bottini. Grazie. Oh, ciao Ciccio. Prima di ripartire volevo salutarti. Bene. Una nuova promessa? No, no, che promessa? Questa è una realtà, Ciccio. Allora me lo porto con me al Cervia. No, questo interessa a noi. Allora, a questo punto alzo le mani. Ciao bambino. Ciao, arrivederci. Ciao Ciccio, grazie. Ciao bello, ciao. Ciao. Simpatico. Dunque, dicevamo che insomma questo contratto mi sembra la base per intavolare una vera trattativa. Chiedo scusa. Sempre nei momenti. Pronto? Sono Mario. Ciao Massimone e Moratti. Sì, dimmi bello, sì.
Ma che Massimo, sì. No? Sono Mario, quello da ammortizzatore. Sì, 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 io guarda, la tua proposta l'ho vagliata, ma Massimo, qui finché non c'è la firma del contratto è inutile che stiamo a parlare, abbi pazienza, eh. Ma che cazzo è sto Massimone? Io non lo so, Ezio, ma sei già ubriaca alle 4 del pomeriggio? Sì, 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 ci ho parlato con Galliani, ci ho parlato, ma io ho attaccato il telefono in faccia. Mi ha fatto una proposta da Peragottaro, dico, ma che stiamo scherzando? Ma Peragottaro a chi, oh? Guarda che se non te li vieni a prendere subito l'ammortizzatore, mi daremo de prima sì. Porta. E fa come ti pare, che te devo dire. Vabbè, facciamo così? Ciao Massimone, ciao bello, ciao, ciao, presto, ciao. Chiedo scusa. Dicevamo? Dicevamo che suo figlio a noi sembrava un giovane da valorizzare, ma si ha già tutto questo mercato. No, vabbè, ma l'hanno mai preso. Cioè? Purtroppo la nostra società negli ultimi anni deve stare molto attenta al bilancio e non può permettersi grosse spese per un giovane. Sì, ma... Vi auguro comunque buona fortuna con l'Inter. Arrivederci. Bene. Vieni qua, aspetta, aspetta, è una tattica, lo fanno per tirare sul prezzo. Tira vaffanculo, va. Walter! Ma adesso torna, vieni qua, Walter! Vaffanculo, mi ha detto. No, no, davvero, hanno insistito tanto, ma francamente io me la so sentita di privare Romulana da un elemento così importante. Tant'è che quest'anno stiamo risalendo in classifica, capace che vinciamo pure il campionato. No. Sei sicuro che è andata così? No, sono stato un coglione. Il vino veritas. Eh? No, dico, il vino fa dire la verità. La verità? Allora mi correggo, sono stato un grande coglione. Ho tirato troppo sul prezzo, quelli sono scappati, Walter mi va ammazzato adesso. Che sta facendo, mi è pure costata una fornitura di ammortizzatori sotto costo. Vabbè, ma forse è meglio così, dai. Perché erano difettati? No, erano buoni. Dico, Walter, dico, meglio così, pure diventa un carciatore famoso, pieno di sordi. Mamma mia, le serate in discoteca, tutte quelle belle donne, macchine sportive. No, 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 gente che ti fermava la strada, autografi, sempre sotto i riflettori, insomma, le contestazioni se giochi male, guarda che non stress. Ma infatti io mi domando, ma chi glielo fa fare questi? Ma vuoi mettere con la serenità d'alzasse tutte le mattine alle 6? Oh. Dai, c'è una bella officina oppure un bel locale come il mio, qualche problemino per arrivare alla fine del mese coi soldi. Ma se vive più tranquilli, Ezio, non... Quello che dico pure io. Ma certo. Portami un altro dolcetto. Che poi vado a casa e mi vado a flagellare tutta. Sì. Questo lo offre la casa. Tulipano dalla Garbatella.